Buongiorno a tutti, eccomi qui per mostrarvi i miei cabochon. Purtroppo ancora non sono lucidati, quindi mi cade la polverina. Scusate. Allora, questi sono i cabochon di Buddha. Per il momento solo questi tre, gli altri sono in forno. Ho fatto anche dei Buddha seduti. Allora, questo è tutto d'oro con i pigmenti oro, e questo è nero con i pigmenti oro all'interno. È molto bello fatto così, e questo è sempre nero. E poi ho fatto dei cabochon. Allora, questo per esempio è tipo madreperla. L'ho realizzato utilizzando il fimo transparent e il pigmento argento. Esce proprio identico all'effetto madreperla. Ne ho fatti altri due con un po' più di pigmento argento. Ne ho fatto uno completamente oro. Ne ho fatti due, uno oro, altro anche oro e terracotta. Poi questo l'ho fatto con il fimo color terracotta e cernit, scusate, e dell'argento e oro messi insieme. E poi ho fatto questi due con una cane che si vede poco ma c'è, che è praticamente realizzata con delle spiraline con fimo trasparente nero mescolato e argento, ovviamente. Ecco qui. Adesso sto realizzando i bottini seduti, delle rose a cabochon bellissime. Secondo me fantastiche. Insomma, sto realizzando dei cabochon che non siano delle forme standard, perché non mi sembrava corretto nei confronti di un alchemico bijou che li fa, insomma, ovali, tondi, eccetera. Quindi sto facendo forme diverse, oppure quelli lì con la tecnica di tovagliolo. E niente, spero vi piacciono, ci vediamo al prossimo video, un bacio a tutte, ciao ciao!